so quando finirà questa quarantena, ma quello che so è che quando finirà, per un attimo, nulla sarà più routine. Tutto sarà nuovo. Negli ultimi anni siamo stati un popolo strano, noi italiani, nati e cresciuti nel paese più bello del mondo. Ma abituati alla sua bellezza. Sì, l'abbiamo data per scontata. Camminavamo per le strade guardando il cellulare invece che i nostri bellissimi monumenti, inquinando e rovinando quello che più avevamo di prezioso. E non appena ne abbiamo avuto la possibilità, siamo scappati in vacanza all'estero. Ma ora che non possiamo uscire di casa, tutto quello che sta fuori dalla nostra finestra ci manca terribilmente. Sì, siamo stati un popolo strano. Siamo pieni di passione e umanità, ma negli ultimi anni non avevamo nemmeno il tempo per le emozioni. Ci siamo abituati a rimandare i sentimenti, dire ad una persona che ci piace attraverso un like, e le cose belle troppo spesso le abbiamo dette quando chi ci avrebbe dovuto ascoltare non poteva sentirci. O ancor peggio, non poteva più sentirci. Ora che non possiamo stare vicini, abbracciarci, tutto questo ci manca. E quanti abbracci ora vorremmo dare? Quante cose non abbiamo fatto perché tanto c'era tempo. Una passeggiata in riva al mare, l'abbraccio ad un nonno. Ci manca la nostra normalità. Perché ora non l'abbiamo più. È proprio vero che capisci il valore di qualcosa solo quando la perdi. E quante volte non abbiamo aperto quella bottiglia di spumante che avevamo tenuto da parte per un'occasione speciale. Abbiamo dato tante cose per scontate. Poi d'un tratto ti fermi e ti accorgi che il tempo che hai è poco. Ti rendi conto che ne hai sprecato tanto e ti manca cantare ad un concerto e non dal balcone. E ti rendi conto che quella bottiglia di spumante l'avresti dovuta aprire prima. Quando tutto questo sarà finito, ci sarà di nuovo tempo, ma non dovremo sprecarlo. Non dovremo dimenticare la lezione che questo difficile momento ci ha insegnato. Dovremo gridare quanto ci erano mancati quegli abbracci, mettendo il cuore nelle piccole grandi cose importanti della vita. E aprire le bottiglie migliori perché sarà sempre un'occasione speciale.